Un cordiale saluto dal Pala Giorgio Binchi di Teramo, quarta giornata della pool playout nel campionato di Serie A1 maschile di pallamano, girone B, di fronte alla gara tra le squadre della SD Lions Teramo e del Lego Tavernelle. Prima del match però ci sarà un minuto di raccoglimento. Nel raccoglimento osservato in memoria di Luigi Vignali, figura storica della pallamano di Rimini, riminese, che è stato giocatore, arbitro, commissario di campo e allenatore, un po' una vita di fatto spesa nel mondo della pallamano, è scomparso in settimana per una grave malattia. E dunque è stato osservato questo minuto di raccoglimento. Una gara importante, questa della quarta giornata della pool playout per la Lions Teramo contro il Tavernelle, perché mette in palio di fatto il primo posto. Teramani e Toscani di fatto sono già qualificati per la terza fase di questa lunga stagione in campionato. Terza fase ancora che, mentre ora c'è il primo gol della gara, del numero 9, ovvero Dattaia Petrangeli, primo gol della gara dunque del numero 9 del Tavernelle con la maglia nero-verde, bianco-rosso invece il Teramo che attacca per la prima volta in questo confronto. Dicevamo, dopo la stagione regolare c'è stata questa seconda fase della pool playout dove l'ultima retrocede in due direttamente, le altre conquistano il diritto all'accesso alla terza fase. C'è il pareggio intanto di Teramo con Alessio Savini, prima rete personale per lui in questa gara, e subito parità dopo un minuto nel corso di questo primo tempo. Terza fase poi, che ci sarà denominata pool permanenza, dove ci saranno gli incroci anche con gli altri gironi per le formazioni qualificate. Teramani e Toscani, come detto, sono già qualificati, nonostante il Tavernelle, che è una squadra di che fa riferimento a Colle Val di Pesa in provincia di Firenze, ma che gioca a Colle Val d'Elsa in provincia di Siena. Ora il gol di Roberto Pieragostino dopo il recupero difensivo. Teramo mette il naso avanti dopo un minuto e mezzo nel corso di questo primo tempo, 2-1. Dicevamo, Tavernelle riposerà nell'ultimo turno della pool playout sabato prossimo. Teramo giocherà sul campo del Romagna ad Imola, ma soprattutto entrambe le formazioni sono già di fatto qualificate per la terza fase, come più volte ricordato in questo inizio di nostra telecronaca. Ora va a segno il numero 7, Francesco Vermigli, vice capitano, alla classe 92. 2-2 di nuovo qui alla Pala Giorgio Binchi, di nuovo in parità dopo 2 minuti e 10 secondi nel corso di questo primo tempo. Pieragostino, il pallone per Toppi, a girare palla la squadra di Marcello Fonti, che si trova al gran completo oggi ed arriva dalla vittoria esterna sul campo del Modena al Palamadiba, seconda vittoria esterna della stagione, che la prima era stata colta proprio all'esordio in campionato, lo storico esordio il 16 settembre scorso sul campo del Romagna ad Imola. Poi c'erano stati tanti pareggi, alcune sconfitte, e la vittoria fuori casa è tornata proprio sabato scorso contro il Modena, netta 23-13, ottimo primo tempo, appena 5 reti lasciate alla formazione modenese. Si gioca da 3 minuti e spicci nel corso di questo primo tempo, 2-2 qui ancora vinti tra Lions Teramo e Ego Tavernelle. Diciamo, gara importante al di là della qualificazione già ormai certa per entrambe le formazioni alla terza fase, perché il primo posto comunque, quando avverrà il sorteggio, ovvero dopo l'ultima giornata di sabato prossimo in vista della terza fase, darà un vantaggio, perché la prima di fatto affronterà squadre della quarta classificata nelle altre gironi. Bisognerà vedere per sorteggio se capiterà al Teramo una squadra del girone A o una squadra del girone C, comunque saranno gli incroci con altre formazioni, mentre ancora
in questa play, pool playout si affrontavano formazioni sempre del girone B. Spero che per un punto in stagione regolare ha fallito la pool playoff, che dava oltre prestigio perché si va a giocare anche in formazione di altissimo rango la possibilità di vincere il scudetto, ma soprattutto l'accesso già sicuro alla serie unica del prossimo anno. Di fatto tutto questo, tutte queste fasi, tutto questo campionato in via di venire è perché l'anno prossimo ci sarà la serie unica e quindi bisognerà spalmare le formazioni che vi parteciperanno. Quindi l'accesso alla serie unica per Teramo è tutto ancora da conquistare. Ora la rete di Paolo Coppi per il 3-2 che riporta Teramo avanti. Quasi 5 minuti andati via nel corso di questo primo tempo. Pesci, pallone per Lastrucci, il capitano, maglia numero 66, Francesco Provvedi. Pesci a girare palla la compagine allenata da Nedeljko Lalić, tiro ora fuori da parte del capitano Provvedi. Gli arbitri che sono Giovanni Fato di Alberobello e Luigi Guarini di Brindisi. Fallo su Coppi, resta in zona attacco Teramo che ha riconquistato il pallone e può per la prima volta in questo incontro provare ad andare sul più 2 dopo 5 minuti e mezzo nel corso di questo primo tempo. Per Agostino De Oliveira, Coppi, su De Oliveira c'è la marcatura quasi a uomo da parte di Pesci. Pieragostino, il tiro deviato, ci arriva il portiere del Tavarnelle che poi compie di fatto un miracolo su un intervento ancora di De Oliveira. Maglia numero 12, Mattia Ciano, classe 91, portiere del Tavarnelle. Tavarnelle che al contrario rispetto a Teramo ha giocato una partita in più, infatti riposerà sabato prossimo e viene dalla sconfitta interna contro Carpi dopo aver battuto Romagna e Modena. Due il punteggio, 23-30 da giocare in questo primo tempo. Attacco la Tavernelle, facilmente riconoscibile dalla maglia nero-verde con bordo bianco centrale. Bisogna con un attimo palla a terra, però la palla arriva comunque al numero 95, Alessandro Lastrucci. Il primo gol anche per Alessandro Lastrucci. Torna alla parità al Palabinti, 3-3, 7 minuti andati via nel corso del primo tempo. Pieragostino, pallone per Di Marcello, ancora Pieragostino, cerca e trova De Oliveira. De Oliveira poi fa una finta di troppo, commette l'infrazione, subito fischiato dal due arbitrale Fato Guarini, che hanno un precedente con i biancorossi risalente proprio all'ultima giornata di stagione regolare. Pareggio a Cingoli, pareggio su un campo molto difficile, era la gara di fatto spareggio che valeva l'accesso ai playoff, ma Teramo di fatto non ha perso l'accesso ai playoff lì. Che pareggiare a Cingoli è un ottimo risultato, c'è la forza dei marchigiani in casa. Ora la parata ancora da parte di Ciani sul tiro di De Oliveira. Resta in zona attacco Teramo, comunque si resta sul 3-3 dopo 8 minuti esatti nel corso di questo primo tempo. Coppi, De Oliveira, Pieragostino, tiro, la parata da parte di Ciani sul tiro di De Oliveira, poi contropiede vanificato da un passaggio sbagliato. Non c'è ne è arrivato il numero 9 Petrangeli. E allora Teramo torna in possesso. Valeri, il pallone per Pieragostino. Valeri, Toppi, fa girare palla la squadra di Marcello Fonti.
Valeri, Pieragostino, Di Giulio, tiro sul fondo da parte di Riccardo Di Giulio, si resta sul 3-3, sono passati 9 i minuti nel corso di questo primo tempo. Erano Tavarnelle, quarta giornata con playout in A1, ora c'è il gol da parte del numero 94, Lorenzo Corti, c'è anche il cartellino giallo per Paolo Toppi. Tavarnelli avanti dopo quasi 10 minuti. 4-3. Di Giulio. Pieragostino, l'ala per Di Giulio, il tiro, la parata di Ciani. Poi infrazione di difesa commessa dal Tavarnelle. Buon per Teramo che resta in fase offensiva. Toppi, il tiro, il gol da parte di Paolo Toppi, azione personale, bel gol da parte di Paolo Toppi, miglior realizzatore del confronto che in questo momento ne ha messi a segno già 2. Torna all'equilibrio. 4-4, 10 minuti e 15 secondi andati via nel corso di questo primo tempo. Tiro sul palo da parte di Petrangeli, può andare in contropiede Teramo, Pieragostino, tiro di Pieragostino, la rete di Pieragostino, cartellino giallo per il numero 24 Pesci. Seconda rete per Pieragostino. Agostino. 5-4, break di 2-0 Teramo dopo il 4-3 di Tavarnelle. Ora è Teramo a condurre. Pesci. Palla in attacco, fischiato a Pesci. Toppi può spingere in avanti Teramo. Toppi poi aspetta l'arrivo dei compagni in particolar modo di Pieragostino. Cambia con De Oliveira, poi De Oliveira va in panchina, in campo va Adriano Valeri. Questo inizio di gara, Marcello Fonti sta provando a sfruttare De Oliveira, brasiliano De Oliveira da Silva in difesa e il talento di Valeri in attacco, perciò si scambiano i due di frequente. Cartellino giallo per il numero 10 ora. Simone Lucci, Pieragostino, pallone per Valeri, Savini, Valeri, fallo su Valeri, scambia ancora con Pieragostino, Andrea Di Marcello, c'è rischio passivo, braccio alzato per gli arbitri. Pieragostino, Valeri, il tiro deviato, questa è un attacco Teramo, sempre col braccio alzato l'arbitro, quindi sempre a rischio passivo. Pieragostino dentro per Di Marcello, il tiro, palo di Andrea Di Marcello. Time out ora richiesto dalla panchina del Tavarnelle a 17:22 dalla fine di questo primo tempo sul 5-4 per Teramo. C'è il time out richiesto dall'allenatore di Tavarnelle con Fabio Fedeli che inquadra il punteggio, dunque 17-22 da giocare, 5-4 conduce Teramo in questa gara che diciamo mette in palio il primo posto nella pool playout, che comunque è importante anche se entrambe le formazioni hanno già acquisito il diritto a partecipare alla terza fase. Teramo che ha già 2 punti di vantaggio, 14 contro 12 rispetto al Tavarnelle. Soprattutto sabato prossimo giocherà contro gli Romani, mentre Tavarnelle osserverà il turno di riposo. Quindi
erano sicuramente da questo punto di vista è favorita rispetto ai toscani per la corsa al primo posto, forse il primo posto che poi è importante nel sorteggio che sarà effettuato nei primi giorni della prossima settimana, quella che va dal 25 al sabato di Pasqua, perché poi la seconda fase, la terza fase, la pool permanenza partirà nella prima decade di aprile, nonostante anche la settimana di sosta per Pasqua e la settimana di sosta per le nazionali. Quindi attorno al 15 al 14 aprile dovrebbe partire la terza fase, pool permanenza, ma prima ci sarà ovviamente il sorteggio, perché bisognerà vedere con quale squadra del girone A o del girone C Teramo andrà a scontrarsi in gare secche andate e ritorno. Tiro deviato ora, il tiro del capitano Provvedi, deviato dal muro difensivo biancorosso, resta in zona comunque da Vannelle, sotto di una rete, 5-4 a 16-25 con la conclusione del primo tempo. Il tiro da parte di Tommaso Pesci, la splendida parata di Pierluigi Di Marcello con una mano. Di Giulio dentro per De Oliveira, tiro di De Oliveira, ancora un palo, poi adesso Sabino non riesce a recuperare il pallone, gli sfugge dalle mani, si resta sul 5-4, non il primo legno di giornata per Teramo. Vabbè, perdere il pallone Tavernelli, alla fine è riuscito a prenderlo Francesco Vernigli, il vice capitano che si era tardato in difesa, buon per lui però questo evidente ritardo, perché è riuscito a recuperare il pallone, altrimenti sarebbe stato perso dalla squadra di Lalic. Con il Tavannelle, frazione d'attacco, allora si riprende a giocare con la formazione Teramana in attacco, pallone per Pieragostino, poi infrazione ancora in attacco a Teramo, allora riprende il pallone per Tavernelli con Petrangeli, Petrangeli fermato dall'intervento di De Oliveira che poi è bravo a recuperare ancora, tenere il possesso, Toppi, bella azione difensiva da parte di De Oliveira che poi apre per Savini dall'ala, la rete di Alessio Savini. Seconda rete personale anche per lui dopo Toppi e Pieragostino, più due Teramo 6-4, ma bellissima azione davvero in entrambe le fasi per De Oliveira da Silva, primo recupero difensivo, poi l'assist con l'apertura per l'ala Alessio Savini. Farvarito. Tiro dall'ala da parte numero 7 Vermigli, fuori, ma c'è stato anche il fallo, cartellino giallo per De Oliveira. 4° cartellino giallo della gara dopo Toppi, Pesci e Vucci, due per parte. Provvedi, Barbarito, ancora di Pierluigi Di Marcello sul tentativo della squadra toscana. Pieragostino dall'altra parte, per un attimo gli perde il controllo e arriva a rimorchio De Oliveira da Silva, prova la prima rete personale, prima rete di De Oliveira e 7-4 Teramo. Yeah.
17 minuti e 30 andati via nel corso del primo tempo. 3 Teramo ora, 7-4. Tiro di rigore ora per il Tavarnelle. È arrivata la parata di Pierluigi Di Marcello, ma i fischietti pugliesi hanno decretato questo tiro di rigore. Andrà il numero 21, Francesco Bevanati, alla battuta. Il tiro e il gol da parte di Bevanati. Prima rete personale per Bevanati. Pieragostino chiama lo schema per i ragazzi, per i compagni di squadra. 7-5 il punteggio, 11-40 per chiudere il primo tempo. Oliveira, Coppi, Pieragostino, il tiro, il gol beffato sul primo palo, Ciani. Terza rete personale per Pieragostino. Vermigli, Barbarito, pallone per Provvedi. Perde il controllo della palla Tavarnelle, poi in qualche modo riesce da terra a recuperarlo, però poi c'è un'altra infrazione fischiata. Pieragostino prova a entrare, il gol da parte di Pieragostino. Quarta rete di Pieragostino, 9-5. Sale a più 4 Teramo. Si deve provvedere ad asciugare il parquet. Gioco fermo, 10-29 per chiudere il primo tempo. 9 Teramo, 5 Tavarnelle. Si può riprendere a giocare dopo la sospensione per asciugare il parquet. Dall'ala il tiro di Vermigli, errato, col pallone che è terminato alto. Pieragostino, tiro di Pieragostino, in qualche modo Ciani mette la mano, alza sopra la traversa, poi fallo in attacco fischiato al numero 66, Provvedi, e c'è cartellino giallo per proteste per un componente della panchina del Tavarnelle. A 9.48 c'è stato un frequente richiamo da parte dell'arbitro verso la panchina del Tavarnelle. Alla fine è arrivato questo cartellino giallo, conseguente comunque del fallo in attacco fischiato al numero 66, Provvedi. 9.5, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. Eravamo avanti bene, 4 reti di vantaggio. Coppi, pallo su Andrea Di Marcello. Si deve provvedere ancora a asciugare il parquet. Marcello Fondi ne approfitta per dare qualche indicazione a Paolo Coppi. Di Oliveira, Coppi,
Agostino, Di Giulio, Toppi, tiro di Toppi, ancora un palo e il terzo di questa gara per la Lions Teramo. Si ritrova in zona attacco ancora comunque Teramo per questa prova di azione sul tiro, poi tagliato sul palo. Per Agostino, Toppi, fallo su Pieragostino, abbastanza plateale da parte del numero 66, Francesco Provvedi. Toppi. Pieragostino, la finta e poi il gol da parte di Pieragostino. Quinto gol personale, diventano 5 le reti di vantaggio di Teramo, 10-5. Il miglior realizzatore di Teramo che è Pieragostino, che è anche il miglior realizzatore della stagione, con 96 gol messi a segno, 83 per Di Giulio, 62 per Gianpietro, 54 al quarto posto di questa classifica interna biancorossa per Daniele da Silva, che pure è arrivato la stagione in corso dopo diverso tempo, diverse giornate di campionato. In casa Tavernelle, che ora riconquista comunque il pallone in attacco, sono 105 reti per Francesco Provvedi, che è il capitano, 98 per Borgianni, che oggi non c'è, e 89 per Pesci. Tiro, la parata da parte di Pierluigi Di Marcello sul tiro di Bevanati. Il primo attacco resta comunque il Tavernelle, perché il tiro è terminato comunque fuori, la respinta da parte di Pierluigi Di Marcello. Sette giri di lancette prima di chiudere il primo tempo. Teramo conduce di 5 reti, 10-5, ora fallo ravvisato, comunque il rischio passivo ancora per Tavernelle, con arbitri che hanno braccio alzato. Tiro di Provvedi, respinto da De Oliveira, ancora Provvedi, il pallone per Corti, persa palla da Tavernelle, recupera Andrea Di Marcello, scambia con Di Giulio, ancora Andrea Di Marcello, Di Giulio, il tiro, il gol di Riccardo Di Giulio. Bella combinazione tra il capitano Andrea Di Marcello e Riccardo Di Giulio, e prima rete in partita per Riccardo Di Giulio. 11-5 ora. Serie di vantaggio Teramo, tenendo presente che a Modena proprio sabato scorso Teramo ha concesso appena 5 reti nel primo tempo a Modena. Ora la parata ancora di Pierluigi Di Marcello sull'incursione da parte di Petrangeli, e ancora si ripete, Pierluigi Di Marcello prova ad andare in contropiede di Giulio, fischio arbitrale, è finito fuori col pallone del campo di Giulio, ma ha subito anche fallo, dunque si riprende col possesso per la Lions Teramo. De Oliveira, poco più di 5 minuti per chiudere il primo tempo. Di Giulio, Pieragostino, Andrea Di Marcello, Di Oliveira, Pieragostino, apertura per Toppi, poi Di Giulio dall'ala, a segno Di Giulio, seconda rete personale, e 2 minuti per il numero 9 Petrangeli, prima volta in esclusione per 2 minuti. 12-5 ora il punteggio. Sette reti di vantaggio con Tavernelle che non segna da un bel po'. Da diversi minuti, pensate che al decimo si era 4-4.
Saranno oltre 10-15 minuti che Tavernelle non trova gol e ovviamente lo trova adesso con il numero 92 Nicola Varvarito. C'è anche il cartellino giallo per Andrea Di Marcello. 12-6 il punteggio, 4 minuti da giocare per andare al riposo. Di Oliveira, Piero Agostino, Di Oliveira, l'apertura di Oliveira, ancora per Savini, smarcato Savini, ancora un assist meraviglioso di De Oliveira e gol da parte di Alessio Savini, terza rete per lui. ...13-6 il punteggio, a 3:40 per la conclusione del primo tempo. Varvarito, Bevanati, fallo su Bevanati. Il rilancio di Pierluigi Di Marcello per aver conquistato il pallone, Teramo. Savini però è finito fuori col pallone, allora è messo ancora per Tavernelle. Di Marcello chiede scusa, dopo un'azione provata. Dall'altra parte però c'è il gol da parte di Bevanati. Seconda rete è di Bevanati. ...13-7 il punteggio, break 2-0 per Tavernelle. Di Giulio, il pallone per Piero Agostino. Di Oliveira, apertura ancora per Savini, fallo su Savini da parte del numero 7 Vermigli, che si becca anche 2 minuti. Due minuti per Vermigli, a terra Savini, tiro di rigore per Teramo. Poco più di 2 minuti per andare al riposo. Riccardo Giulio sul punto di battuta per questo tiro di rigore, il punteggio è di 13-7. Riccardo Giulio contro Mattia Ciani, tiro, la parata da parte di Ciani. Pesci, un minuto e 50 per chiudere il primo tempo. Tiro sul palo da parte di Bevanati e va fuori, quindi rimane questa palla a Teramo. Di Oliveira, tiro di Oliveira, il gol da parte di Di Oliveira. C'erano proteste vibranti da parte del Tavernelle perché sul tiro precedente di Bevanati dicevano che c'era stata una deviazione per Luigi Marcello, ma il rumore da parte del palo è stato inconfondibile oltre che sordo. Quindi quando la palla ha colpito il palo di fuori, l'ha messo per la squadra che non ha tirato. A meno che ci sia stata una direzione impercettibile di Pierluigi Di Marcello. Ora comunque riconquista ancora la palla Teramo, che di fatto può chiudere in attacco questo primo tempo. Mancano 37 secondi su 14-7 più 7 per Teramo. De Oliveira,
palla per Barbuti. Venticinque secondi ora. Di Oliveira, il pallone per Totti di Giulio. Di Oliveira prova l'incursione, la parata, poi c'è il fallo subito da De Oliveira, tiro di rigore Teramo. Vedremo adesso chi andrà a tirare il tiro di rigore. Entra Cristian Giampietro per questa battuta a un secondo dalla conclusione di primo tempo. Di fatto il primo tempo si chiuderà sulla battuta di questo tiro di rigore con Giampietro contro Mattia Ciani, il portiere del Tavernelle, che ha già neutralizzato qualche istante fa il tiro di rigore a Riccardo Di Giulio. C'è da anche ad asciugare il parquet intanto nel frangente, anche se di fatto stiamo parlando di zone di campo che non sono interessate al tiro di rigore, quindi si potrebbe tirare il rigore, andare al riposo e poi durante l'intervallo asciugare il tocco. Pronto per la battuta di questo tiro di rigore. No, ci sono ancora dei punti da asciugare. Ok, adesso ora è tutto pronto. Giampietro contro Ciani. Giampietro che chiude il primo tempo, prima rete per lui, si va a riposo sul 15-7 a favore di Teramo, 8 reti di vantaggio, ancora un gran primo tempo da parte dei biancolossi, tutto per questa prima frazione, a risentirci per il secondo tempo della gara Teramo-Tavernelle. Tempo della gara tra Teramo e Tavernelle 15-7 dopo i primi 30 minuti con Teramo che ha giocato davvero una buonissima partita, a un certo punto ha subito solo 5 reti così come sabato scorso a Modena, poi le ultime due del Tavernelle sono arrivate negli istanti che hanno portato finali, che hanno portato le squadre negli spogliatoi. Teramo sta giocando una buona partita, 15-7, pensate che questa è una gara che vale il primo posto. Il Tavernelle che è dietro 2 punti rispetto ai biancorossi, Teramo sta giocando ancora un'ottima partita dopo quella giocata a Modena sabato scorso, che è fruttata la seconda vittoria stagionale in esterna. Pieragostino, pallone per Giampietro. Pieragostino, Giampietro, Di Giulio dall'ala, il gol da parte di Riccardo Di Giulio. Terza rete per Riccardo Di Giulio, 16-7 il punteggio. Più 9 in apertura di secondo tempo. Verde palla Tavernelle, questa terra. Passato un minuto nel corso del secondo tempo. Giampietro. Pieragostino. Pieragostino. Giampietro non riesce alla conclusione perché c'è fallo su di lui. Gli arbitri Fato e Guarini, Giovanni Fato di Alberobello e Luigi Guarini di Brindisi hanno ravvisato. Comunque Teramo resta in zona attacco, Galli e Biancorosso in questo secondo tempo attaccherà da sinistra a destra e rispetto agli altri tre schermi. Tavernelle completo nero-verde. Ora in difesa attaccherò da destra a sinistra rispetto ai vostri tre schermi, lo farà dopo il tiro di rigore per Teramo con Cristian Giampietro che ha fissato il
15-7 che ha portato le squadre in spogliatoio proprio a un secondo dalla fine, proprio sul tiro di rigore. E ora c'è il gol ancora sul tiro di rigore da parte di Cristian Giampietro, secondo gol per lui, 17-7. Dopo quasi 3 minuti nel corso del secondo tempo, più 10 Teramo, partita in controllo per i biancorossi contro il Tavernelli. Ricordiamo, sabato prossimo osserverà anche il turno di riposo, quindi pochissime chance di ottenere il primato, primato che serve nel sorteggio che andrà a effettuarsi dopo la conclusione della pool playout sabato prossimo in vista della terza fase con incroci. Si potranno vedere anche con squadre del girone A e del girone C. Provvedi. Buona infrazione di attacco per Tavernelle. Pieragostino, il pallone per De Oliveira, il tiro, il gol da parte di De Oliveira. Terza rete personale, 18-7 ora. Gara più che in controllo per Teramo, 18-7, era 15-7 alla fine del primo tempo, è ritornato in campo con 3-0 di parziale questo secondo tempo, in questi primi 3 minuti e mezzo. Due minuti, la prima esclusione per un biancorosso in questa gara, due minuti per il capitano Andrea Di Marcello. Pesci, ferita numerica per Teramo rispetto a Tavernelle, che però perde palla in attacco con un'altra infrazione e la recupera con De Oliveira. Squadra biancorossa, ma sono andati via i primi 4 minuti del corso del secondo tempo. Giampietro, De Oliveira, frazione anche sia da Teramo in attacco con Tavernelle, intanto che ha cambiato il portiere in questo secondo tempo, c'è Niccolo Vanni, classe 99, in campo al posto del numero 12 Mattia Ciani. E ora c'è il gol di Pesci, primo gol di Pesci, 18-8 il punteggio. De Oliveira, l'apertura per Barbuti, il tiro di Barbuti, il gol. Barbuti in questo secondo tempo sta giocando in luogo di Alessio Savini, ha esplodato un ottimo primo tempo. 19-8 ora il punteggio, restano 11 le reti di vantaggio di Teramo. Lastrucci, pallone per Corti. Torna in campo Andrea Di Marcello dopo aver scontato i 2 minuti di esclusione. Tira il gol da parte di Petrangeli dall'ala. Seconda rete personale per Petrangeli, 19-9 il punteggio. Pieragostino, gol non convalidato per fallo in attacco rispetto allo stesso giocatore maglia numero 12. Tavernelle prova a accelerare i tempi, Lastrucci non si intende con il numero 7 Vermigli. Il
Giampietro. De Oliveira, Pieragostino. Ora fase di gioco un po' confusa con la parata intanto di Pierluigi Di Marcello sul tiro da parte di Pesci, si resta sul 19-9. 10 di vantaggio Teramo, secondo tempo che sta scorrendo via, c'è andato via già 7 minuti e mezzo in questa ripresa. In campo anche Andrea Leodori che sta sbattendo l'infortunio alla mano destra. Conquistata palla il Tavarnelle col gol da parte del numero 7 Vermigli, seconda rete personale per Vermigli, 19-10 ora. Break di 2-0 per Tavarnelle. È pronto per tornare sul parquet Adriano Valeri, ora perde palla Teramo, riconquista Pesci che va in contropiede, il tiro, il gol da parte di Pesci. Passati 3-0 per Tavarnelle, 19-11 ora, e Marcello Fonti chiama subito l'indole sospensione, time out. 19-11 a 21 minuti e 19 secondi dalla conclusione della gara. Il mio realizzatore per il momento della gara è Pieragostino con 5 reti. Predica calma e vuole concentrazione massima Marcello Fonti, che proprio sotto la nostra postazione sta impartendo le direttive ai propri giocatori, mentre Fabio Federico, la telecamera, sta inquadrando il punteggio e quanto manca per chiudere questo incontro. Teramo resta in controllo del match, 19-11, ma c'è aperto un parziale di 3-0 a favore del Tavarnelle. Trascorsi nel secondo tempo, quando si riprende a giocare c'è Valeri in campo. Andrea Di Marcello si gira, il pallone per Pieragostino, poi Valeri dall'ala, Leodori, il tiro, il gol da parte di Andrea Leodori, prima rete personale per Andrea Leodori, 20-11 il punteggio. Provvedi, il tiro, gran bel gol da parte di Provvedi, stavolta davvero per Luigi Marcello non poteva farci nulla. Prima rete personale per colui che è il capocannoniere stagionale del Tavarnelle con 105 gol, anche questo vorrà dire molto. 20-12 il punteggio, quando sono andati via 10 minuti esatti nel corso del secondo tempo. De Oliveira, Pieragostino, Leodori ancora all'ala, seconda rete consecutiva per Andrea Leodori, 21-12, 9 reti di vantaggio per Teramo, con la seconda rete consecutiva da parte di Andrea Leodori.
Provvedi, Pesci, Lastrucci, Vermigli l'apertura, poi l'invasione da parte di Leodori, che con questa palla a Tavannelle. Tiro però di Pietrangeli, viene deviato ancora una volta e parato da Pierluigi Di Marcello, che copre bene il suo angolo. Pallo su Pieragostino dall'altra parte del campo. De Oliveira, Pieragostino, Valeri, e con questa palla con l'anticipo da parte del numero 10 con il numero 10 Simone Vucci ha intercettato il passaggio verso Pieragostino, è andato in contropiede, andato a segnare il 13esimo gol per Tavannelle, 21-13, 8 reti di vantaggio, 17-40 per chiudere il match. Di Oliveira, tiro, il gol di Oliveira con l'intervento da parte del portiere Vanni, che non è riuscito ad evitare la quarta rete personale del giocatore brasiliano. Nel frattempo nel Tavannelle c'è in campo il numero 19 Yassan Singh, alla classe 94, indiano. Fallo su Pesci. Tiro fuori da parte del numero 66, Provvedi. Tiro di Valeri, gol da parte di Valeri. Primo gol anche per Valeri. Di fatto tra i giocatori che sono scesi in campo il solo Andrea Di Marcello, ad eccezione del portiere Pierluigi Di Marcello, non ha segnato in casa Caramanna, per il resto hanno segnato tutti i giocatori messi in campo da Marcello Conti. 23-13, 16 minuti per chiudere l'incontro. Di Pesci, terza rete personale per Pesci, 23-14, 15-40 alla conclusione del confronto. Siamo a metà del fatto del secondo tempo, con 9 reti di vantaggio, che abbiamo appena avuto anche 11 reti di vantaggio su 18-7, su 19-8. Ora da parte di Vanni, Lastrucci il tiro, la parata da parte di Pierluigi Marcello, non intervengono gli altri, allora De Oliveira con calma recupera il pallone, cambio in porta Teramo, va adesso con l'orecchio al posto di Pierluigi Marcello, applausi per Pierluigi, ma applausi saranno sicuramente anche per Alessio con l'orecchio, perché Teramo al di là di tutto può vantare un parco portieri sicuramente di primo ordine. Di Oliveira, il pallone per Pieragostino. Rischio passivo di Oliveira, il tiro, il gol da parte di De Oliveira. Quinta rete personale per De Oliveira. Provvedi, brutto fallo su Provvedi, si è scontrato poi con, sia con Leodori che con De Oliveira, i due minuti vanno a De Oliveira.
quarta esclusione per due minuti, due per parte anche in questo caso. Questa è di Oliveira e quella precedente di Andrea Di Marcello, per Tavarnelle due minuti in precedenza nel primo tempo per Petrangeli e per Bernilli. Provvedi. Tiro di Provvedi, eccolo qui, abbiamo chiamato. Intervento da parte di Alessio Collevecchio, che riceve gli applausi strameritati della panchina e del pubblico presente come al solito in maniera numerosa sugli spalti del Palapinti. Barbuti, pallone per Leodori. Pieragostino. Andrea Di Marcello, Pieragostino. Rischio passivo. Pallo su Pieragostino, si resta in zona attacco per Teramo. Valeri, tiro respinto dal muro difensivo di Tavarnelle. Pesci, tiro di Pesci, pallone fuori, fallo ai danni del giocatore del Tavarnelle. Nazione Toscana che dunque resta in zona attacco. 12 minuti e 50 per chiudere il match. Pesci dall'ala, riesce a controllare il giocatore Indiana Singh. Restano 10 le reti di vantaggio, 24 a 14. Pieragostino. Palla per Leodori, ancora Pieragostino, apertura a Valeri. Rischio passivo per Teramo, Pieragostino, Leodori dall'ala. La parata di Vanni, ma era tutto fermo perché si è arrivato anche un fischio arbitrale. Poco più di 11 minuti per chiudere questo incontro. Con Tavarnelle che in avanti con Capitan Provvedi, poi dall'ala Singh. Fallo il giocatore indiano, tiro di rigore per il Tavarnelle, se ne incaricherà ancora il numero 21 Bevanati, Francesco Bevanati, terzino classe 91. Due minuti per Andrea Di Marcello e la seconda esclusione per il capitano biancorosso. Tiro di Bevanati, gol da parte di Bevanati. Terza rete per Bevanati, 24 a 15 punteggio. Pieragostino. Barbuti, Leodori, rischio passivo per Teramo. Cercare di far scorrere anche qualche secondo in più, Teramo nella fase di attacco. Fallo di piedi non ravvisato da parte di Capitan Provvedi. Poi arriva il cartellino giallo per il tecnico Marcello Fonti per proteste, ma tocco di piedi da parte del capitano del Tavarnelle Provvedi era abbastanza evidente. Perde palla Tavarnelle con Bevanati che di fatto consegna il pallone tra le braccia di Pieragostino. Gian Pietro, scambiato con Leodori. 10 esatti per chiudere il match.
più 9 Teramo, 24-15. Rischio passivo, si alza il braccio dell'arbitro, Agostino, Valeri, Gianpietro. Fallo su Gianpietro, poi c'è il rischio passivo, allora arriva il fischio arbitrale che riconsegna palla a Tavannelle. Cinghi, tiro. Pallone batte a terra e poi prende la traversa, saltando il tocco da parte del portiere. Alessio con le vette. Pieragostino. Pallone per Valeri. Gianpietro, Deodoro, il tiro, la parata di Vanni, arriva debole tra le braccia del portiere il Tavannelle perché è stata anche deviata. Singh poi riesce a riprendere il pallone. Provvedi, tiro sul palo, tiro di Provvedi. Primo tempo d'Eramo ha colto tre legni. Poi il tiro quasi a colpo sicuro di Provvedi. Pieragostino. Time out richiesto da Marcello Fonti sul più 9 a 8 minuti e 13 dalla fine della gara. Da giocare, mentre c'è il time out richiesto da Marcello Fondo. Infatti entrambi gli allenatori non hanno fermato sul minuto di avvio a loro disposizione, anche perché sono 9 reti di vantaggio, 8 minuti e 13, il più è fatto di questa gara. Riprende a giocare sul campo perché c'è anche il Teo Di Marcello, maglia numero 34. Toppi, Barbuti, anzi c'è anche Fabio Bellia, maglia numero 11. Gianpietro, Marcello Fonte sta cercando di dare spazio a tutti. Poi infrazione in attacco. Capite che fanno ribadire, fanno ripartire l'azione del Tavannelle con la formazione di Scana che ci aveva provato in contropiede. È tutto da rifare. Provvedi, pallone per Pesci. Con l'infrazione d'attacco al secondo tempo pieno di infrazioni offensive. 24-15, 7 minuti e 10 da giocare. Gianpietro, palla per Barbuti. Gianpietro. Il gol da parte di Gianpietro. Grande azione da parte di Cristian Gianpietro. Dall'altra parte il gol di Pesci. Quarta rete di Pesci, gol di Gianpietro numero 3, 25-16. Poco cambio perché restano 9 reti di vantaggio. Però per Tavannelle in stagione regolare sono affrontate due volte,
sempre nella quinta giornata, il 21 ottobre a Colle Valdelsa, dove gioca il proprio Tavarnella in provincia di Siena, al pala Francioli. Anche ora c'è un brutto fallo ai danni di Toppi, 2 minuti per Bevanati. Giriamo a Colle Valdelsa, finita 24-24, la quinta di ritorno invece il 23 di dicembre. Teramo vinse 28-20, anche in quel caso una vittoria netta di Teramo ai danni di Tavarnelle. Tavarnelle che stagione regolare ha chiuso al sesto posto, 2 punti dietro Teramo, 16 punti contro i 18 dei biancorossi, con una statistica particolare perché tra reti fatte e reti subite sono state 421, sia le reti fatte sia quelle subite. Teramo ha sempre reti subite 358, mentre sono state 380 le reti fatte. Questo stiamo parlando alla fine della stagione regolare, mentre ora c'è da segnalare anche la rete da parte di Provvedi, la seconda rete per il capitano ospite, 25-17, poco più di 5 minuti da giocare. Buona infrazione in attacco, scatta Teramo, può ripartire il Tavarnelle col tiro di Pesci, palla sull'incrocio dei pali, parte in contropiede Giampietro che va a trovare la quarta rete personale, 26-17, di fatto sul tiro di Pesci che ha colpito l'incrocio dei pali ha innescato il contropiede di Cristian Giampietro che adesso assegna la quarta rete personale. Talluri, con vedi il pallone Talluri, tornato anche Bevanati dopo l'inferiorità numerica per l'esclusione proprio di 2 minuti del giocatore maglia numero 21. Poco più di 3 minuti per chiudere questo incontro. Eravamo avanti di 9, 26-17. L'attacco Tavarnelle, il tiro da parte di Provvedi che è stato rimpallato, fermato da Toppi, è arrivato debolissimo tra le braccia di Alessio Collevecchio. Toppi che risente un po' del colpo ricevuto. Trazione da parte di Giampietro e la parata dall'altra parte di Collevecchio su Provvedi, poi c'è il fallo ai danni di Silei. Minuti e 45 da giocare, 26-17 il punteggio. Barbarito, fallo sul Barbarito. Pesci si alza il tiro, la parata di Alessio Collevecchio. Due minuti e spiccioli per la sirena finale. Abbiamo il primo tempo finito 15-7, ora siamo 26-17. Teramo di fatto conquista il primo posto matematico nella pool playout e si prepara ad affrontare l'ultima gara in casa del Romagna sabato prossimo. Poi ci sarà la playout permanenza. Come detto saranno gli incroci con le altre formazioni, anche il girone A e il girone C, ma il sorteggio per conoscere l'avversario di Teramo e comunque partire da una posizione di vantaggio in virtù del primo posto
questa pull play out si conoscerà solo dopo il turno di sabato prossimo. Minuto e 20 per chiudere questo incontro. Gol in toppi per Teramo, serviva a vincere, l'ho fatto in maniera indiscussa, in una gara di assoluto controllo. La Marmelle di fatto, se non sul 3-4, non ha avuto, non è stata mai in vantaggio. Erano invece tipo il ventesimo del primo tempo, raggiunto 9-5, chiuso il primo tempo avanti di 8-15-7, inizio secondo tempo ha avuto 11 reti di vantaggio sul 18-7 e sul 19-8, poi gioco forza un po', la concentrazione è scesa, il ritmo è sceso soprattutto. Tavannelli ha potuto, diciamo, rendere meno dura la sua sconfitta. Ora è 27-17, comunque sono comunque 10 reti di vantaggio, diventano 9 col gol di Barbarito, seconda rete personale, quando siamo a 20 secondi dalla fine. Teramo chiuderà in attacco. Barbuti, Di Giulio, ultimi 8 secondi del match. Teramo vince contro Tavarnelle, va a 16 punti, stacca il primato, stacca il biglietto per il primato in classifica di questa bull play out. Ora il tiro di Leodori viene parato da Vanni, dunque finisce 27-18 questa gara contro il Tavarnelle. Per Teramo hanno realizzato 3 reti di Giulio, 2 Leodori, 1 Barbuti, 3 Toppi, 4 Giampietro, 3 Savini, 5 Pieragostino, 1 Valeri, 5 De Oliveira. Per Tavarnelle 3 gol Bevanati, 2 Vermigli, 1 a testa Corti, Lastrucci e Vucci, 4 reti Pesci, 2 Petrangeli e Proveri, 2 Barbarito. 27-18 dunque il finale di Teramo su Tavarnelle, sabato gara con il Romagna Imola per chiudere la pull play out, e poi noi ci rivedremo per l'inizio della pull play out permanenza, e lì le gare varranno molto molto molto, perché c'è ancora una serie unica da conquistare. Tutto per questa telecronaca, mentre i giocatori biancorossi al centro del parquet come al solito vanno a prendere gli applausi del pubblico del Pala Giorgio Vinci. Finisce 27-18 per Teramo su Tavarnelle. La più cordiale buona serata da Matteo Falzone per la telecronaca e Fabio Fedeli per le riprese.